Cari amici, buonasera. Questa sera ho la possibilità di entrare nelle vostre case in un modo diverso dal solito. Mi immagino nelle vostre famiglie, mentre vivete una vita insolita. In questi giorni penso spesso alle persone sole, per cui è più difficile affrontare questi momenti. È un momento difficile per tutti noi. Per molti difficilissimo. Quanti eroi di tutti i giorni, di tutte le ore. Il Papa lo sa e con queste parole vuole dire a tutti la sua vicinanza e il suo affetto. Cerchiamo, se possiamo, di utilizzare al meglio questo tempo. Siamo generosi, aiutiamo chi ha bisogno nelle nostre vicinanze. Cerchiamo magari via telefono o social le persone più sole. Celebriamo in modo davvero insolito la Settimana Santa. E nel silenzio delle nostre città risuonerà il Vangelo di Pasqua. In Gesù risorto la vita ha vinto la morte. Questa fede pasquale nutre la nostra speranza. Vorrei condividerla con voi questa sera. È una speranza, la speranza non le delude, non è una illusione, è una speranza. Vi ringrazio per avermi permesso di entrare nelle vostre case. Fate un gesto di tenerezza verso chi soffre, verso i bambini, verso gli anziani. Dite loro che il Papa è vicino e prega perché il Signore ci liberi tutti presto dal male. E voi pregate per me. Buona cena. A presto. The man whispered, "God, speak to me." And the meadowlark sang, but the man did not hear. So the man yelled, "God, speak to me!" And the thunder rolled across the sky. But the man did not listen. The man looked around and said, "God, let me see you." And the star shined brightly. But the man did not see. And the man shouted, "God, show me a miracle!" And a life was born. But the man did not notice. So the man cried out in despair, "Touch me, God, and let me know you are here." Whereupon God reached down and touched the man. But the man brushed the butterfly away and walked on. The man cried, "God, I need your help." And an email arrived reaching out with good news and encouragement. But the man deleted it and continued crying. Don't miss out on the blessing, because it isn't packaged the way that you expect.